È successo. Ci siamo riusciti. Dopo un anno di soprusi, di botte, di graffi, di sgommate, di partenza a razzo, di cose molto scene, siamo riusciti a romperla, ma nel modo che non ci aspettavamo. Siamo andati a lavarla e vi faccio vedere la clip. Stronzi. Quel tipo ha scritto sulle macchine di tutti, lavami. Non fatelo a casa. È successo che l'acqua è entrata da qualche parte e si è rotta. Un amico mi ha suggerito di cambiare le candele per vedere se riuscivo a risolvere. Visto che la macchina è partita, andava, non ho più potenza, fa i vuoti e non faceva, scoppiava, faceva un po' schifo. Quindi mo proviamo a cambiare le candele. Però mi sono scordato di togliermi il cappotto. Allora, abbiamo scelto di fare questa spesa per le candele. Questo è un motore a 6 cilindri, quindi, a rigor di logica, per 6 cilindri ci vogliono 6 candele. Ma quello che non sapevo è che quanto cazzo costano le candele. Quindi forse probabilmente la prossima macchina me la scelgo a un cilindro, perché mi ha svenato. I miei amici mi hanno consigliato di controllare il perché le candele facciano questa storia. Dicono che probabilmente l'acqua è entrata sotto questi, nell'alloggio dove c'è la candela. Vieni, vieni, ti faccio vedere. Qui dentro, questa è una bobina, qua arriva la corrente della candela. Mi hanno controllare, mi hanno detto di controllare se erano bagnate, e lo sono, che non è un bellissimo segno. Perché praticamente se entra l'acqua lì dentro a dove stanno le candele, vedi un po' se riesci a farglielo vedere là. L'acqua però, vedi. Assung! Non sta scritto là. E se qui dentro ci entra l'acqua, praticamente la scintilla va dove cazzo gli pare e non va lì alle candele. E quindi il risultato è che il cilindro non scoppia bene. Perché se c'è la benzina e c'è l'aria ma non c'è la candela, è difficile che scoppi. O almeno che scoppi quando vogliamo che scoppi. Perché potrebbe scoppiare quando gli pare e rompere tutto. Se non funziona, che si fa? Buttiamo la macchina. Buttiamo la macchina. Se non funziona, cambiamo motore. Forse. Non so se mettere un V8 o un V12. Oppure, che ne so, sempre il 6 cilindri in linea, però il 2008. Secondo te qual è meglio? Dipende da sempre quello che vuoi farci con questo motore. Casino, deve fare casino, deve sgommare, deve farmi sembrare un rumeno. A me piace così. Devo ammettere che gli stili che di solito vengono apprezzati di più da
dagli uomini dell'est di solito sono vicini ai miei gusti. Cioè, quando ero piccolo mi ricordo che queste macchine, i miei genitori mi dicevano sempre che erano le macchine dei giostrai, perché dalle parti nostre tutti quanti prendevano una 318, una 320, che andava bene, costava poco, era indistruttibile. Poi sono passati la botta, la Mercedes, le 190E, te ricordi? Tutte queste macchine così, di solito erano macchine che si prendevano gli uomini dell'est, perché magari erano un po' vecchie, costavano poco, ma c'è una semplice ragione dietro. A parte il fatto che sono divertenti, ma mantenerle è relativamente facile, perché sono solide. Cioè, questa macchina c'ha più di 200.000 km, la prima volta che faccio qualcosa gli cambio le candele, non sto facendo un grande lavoro. Quindi riesco a capire perché piacevano ai giostrai, perché gli piacevano le giostre. Ho comprato questa chiave dinamometrica su Amazon per due spicci, ma tipo 30 euro. Mi ricordavo che costassero di più, ma a quanto pare c'è questa marca, la Tac Life, che ha fatto questo attrezzo qua con tanto di adattatori, che va una bellezza. Ho letto le recensioni su Amazon, vi lascio il link giù in descrizione, e pare che sia ottimo. Faresti lavori così, vabbè, 30 euro. Oh, si svide, vaffanculo. Andiamo a comprare la chiave. Anzi, questo me ne porto una così. Questa è l'agenzia mobile. Ci provo? Glielo chiedo? Grazie lo stesso. Ma che maticana te è quella? Terribile. Pensare che usciva di serie. Usciva di serie schifosa, dici? Non è una macchina da rally questa. Questo lo dici tu. Ho degli amici che ci fanno il rally. Sai che si chiama il rally degli eroi? Insomma, fanno sta competizione dove loro prendono ste macchine che devono competere nelle tappe loro, ma ci sono dei limiti non minimi ma massimi di prezzo, per cui tu la macchina devi pagare tipo 500 o 1000 euro, non mi ricordo, tipo tutta compresa, e ci devi competere tutto il tempo, e fanno gli sterrati tipo le autocross, ce la presenti? Allora, le spaccano le macchine e praticamente si vince tipo un salame, una cosa del genere. Guarda che forza. E la forza? Eccola, infatti. Guardala. Leggermente venta. Sta arrivando una tempesta di sabbia. Ah, Imhotep! Imhotep! Che scappa! Ce la posso fare? Non c'è, ce l'avevano il bussotto quello suo, ma è finito. Io non lo so che è oggi. La 16 stava qua, ma non c'è più. Ma dove stanno? Eccole. Continuo a cercare la mia senza risultati. Dopo tutto questo giro ho perso una bella giornata e prima non male ho scoperto che ce l'avevamo in garage. L'avevamo in garage.
indico. Siamo sicuri di che voler affrontare ancora questa cosa qui? Dai, andiamo a casa, ti offro una birra, su. Fai bravo. Abbiamo dovuto staccare ieri. Ci ha colto all'improvviso la tempesta. Probabilmente Imhotep della mummia che è venuta a vendicarsi, altrimenti non si spiega. E siamo dovuti scappare. Il calo di temperatura ha fatto morire il mio telefono, il tuo telefono e la GoPro. E siamo rimasti bloccati per la tempesta in mezzo alla strada. E addirittura ieri sera ha nevicato. E non... lì sopra si vede un pochino di neve. E quindi oggi ricominciamo da dove abbiamo preso, magari con più calma. Puliamo bene e rimontiamo le candele nuove. Spero di riuscire a risolvere. Allora, prima ci vogliono questi. Perché ragazzi, la prevenzione è importante. Genziano per il sociale. Ho trovato la chiave ieri per riuscire a smontarlo, l'abbiamo allentate tutte. Però poi arrivava la tempesta, allora le ho riabbassate. Visto che ci sono, faccio un lavoro che ieri non avevo fatto, che è usare la pistola del compressore per togliere tutta la sporcizia che anche stanotte potrebbe essere entrata lì dentro. Ma l'hai caricato il compressore? Dicevamo, ieri non abbiamo fatto una cosa, cioè pulire bene. Siccome abbiamo lasciato i fori delle valvole senza la copertura, ci conviene pulirli, magari ci andrà a finire un po' di polvere, ci potrebbe da noi. Allora la tecnica è come quella di Call of Duty, metti dentro questo e poi... Granata! Mazza che chiavi! Oh. Ah, ci stava l'occhio dentro. Secondo te quanti anni c'hanno questi? Beh, se come dici tu, hanno l'età della macchina. Se tu guardi questa custodia, ti rendi conto che è la vecchia custodia dell'NGK. E il negozio che me l'ha venduta, che ringrazio, e metto il loro logo qui sotto, è un negozio di Ortona che ci ha fatto un piccolo sconto che ringrazio di cuore. Ce l'aveva in magazzino da tipo 20 anni. Qui lato questo. E un'altra col pacco nuovo della NGK e la differenza... Si vede. Si vede, però la stessa candela. È un reperto quello. Un reperto. Reperto a chi? Ah, che bella soddisfazione. Sempre sperando che risolva. Se no, l'ho detto, scusa mamma, devo comprare un altro motore. Ok. Temperatura che risale. Cioè, ma ci pensi che ieri sera ha fatto la neve e mo sto sudando? Che hanno fatto Despacito, eh? Ah, sì. Cambiando le candele. Sì. Un genio. Sono stati i messicani. I messicani. Momento della verità. Ah. Vabbè, mi sembra tipo un tic elettrico.
qua. Il radiatore. Vogliamo con l'attivante elettrico. Non spingiamo in giù. Non lo so. Tanto è che là sotto ci stanno pure le valvole. Ah, capito. Che cos'è? Una detonazione. E poi ce ne siamo andati. Non ce la facevamo più. Era terribile stare là e non sapere che cosa fare. Allora ci siamo messi a cercare un po' su internet, ma non siamo riusciti a trovare nulla. Mi raccomando, se volete tirarci sul morale, lasciate un like. E se avete idea di che cosa potrebbe essere, lasciate un commento. O condividete il video con qualche amico vostro che ci capisce. Magari lui può aiutarci. Come sempre vi lascio i social qui sotto, su cui poi posteremo tutte le evoluzioni del caso. Non so che cosa succederà. Se la aggiustiamo, se la rottamiamo, se cambiamo il motore, se picchiamo Ferruccio. Comunque esce lì sopra i social. Per adesso è tutto. Genziano vi saluta. Un po' triste. Tanto triste.